quando veniva era, non rimproverava mai nessuno, al limite aveva quella faccia seria di preoccupazione, ma poi il sorriso gli tornava, ma non era un sorriso da lasciar passare tutto, era un sorriso che se lui ti diceva sei buona, cerca di essere buona, era come dire sì buona, ma non te lo diceva imponendotelo, diciamo. Ecco, mi ricordo l'ultima volta che l'ho visto prima che diventasse, che venisse a Roma, era la primavera perché non si vedeva tanto e mi ha dato un passaggio da Canale d'Agordo per andare a Belluno. In quel periodo là ho lavorato 6 mesi a Belluno e in questo contesto mi ha detto: posso venire a benedire la casa dove abiti? Abitavo in un appartamento in affitto e io gli ho detto: la prossima volta. E allora ce l'hai un crocifisso sul muro? E io gli ho detto sì, uno l'ho messo e vorrei venire a benedirlo. E ho detto la prossima volta. E lui mi ha detto, può darsi che una prossima volta non ci sia, però è come se io fossi già venuto a benedirti casa tua. E io anche quando sono andata in crisi col marito più e più volte, e dormendo sul divano ho sempre guardato la sua foto che ho appesa lì e ho detto: continua a benedire casa mia.